Ed eccoci qua ritornati. Oggi sono veramente euforico perché andremo a parlare di un personaggio veramente interessante che avevamo trattato nell'ultima streaming, però prima sponsorship. Eh già ragazzi, c'è pure la sponsorship oggi, quindi direi che vi passo al me del futuro. Eccoci qua collegati dal futuro, si nota anche che mi sono pure rasato, quindi 100% siamo dal futuro. E come detto, la sponsorship la faremo con una professoressa, la professoressa Viola Ferrari. E no, non è questa qua la professoressa, ma è quella che sta dietro. Buongiorno a tutti, oggi vi insegnerò come si legge una vecchia mappa antica. Questo è il frontespizio, questa è la carta delle Indie al di qua e al di là del Gange, con le isole Sonda, Borneo, Molucche e le Filippine, parte occidentale. Questa cartina è stata fatta da Monsieur Bon, ingegnere e idrografo oceanografo del re e della marina, incisa a Venezia dal Santini. È una carta del 1791. Arrivederci a tutti. Se volete avere altre informazioni, mi raccomando, mettete tanti like. Mi raccomando. E niente ragazzi, spero che questa sponsorship vi piaccia e noi ritorniamo al presente, che in verità è il mio passato ma il vostro presente, quindi vi ridò la linea. E ringraziamo di nuovo la sponsorship di oggi, gentilissima, grazie mille. Qua sotto come notate c'è anche il bollino se volete farci un salto. E ora torniamo a noi. Il personaggio che andremo a parlare si trova nel subcontinente indiano, infatti qua abbiamo anche la mappa dell'India, guardate qua in tutta la sua maestosità, eppure del 1791. Ma la cosa più bella di questa mappa è che qui sopra, a parte avere l'area che ci interesserà più avanti, ma la parte sopra c'è l'impero Mogul, la parte sotto c'è la confederazione Maratha e soprattutto regno di Pegu. Però mi sa che stiamo divagando un po' troppo, scusatemi ragazzi, mi sono fatto prendere dalla epicità di questa mappa. Fatto sta che oggi andremo, come detto, a parlare di un personaggio che si trova in India e il suo nome fa Ganga Singh. Ganga Singh nasce a Bikaner nel 1880 durante la dominazione inglese, figlio del Maharaja Lal Singh, Maharaja dello stato principesco di Bikaner. Quindi siamo in quest'area qua, possiamo dire, non vicino a Delhi ma vicino a Jaipur, nell'odierno Rajasthan. A soli 8 anni prese il posto in linea di successione del fratello Dungar Singh, perché quest'ultimo morì in giovane età, e neanche un mese dopo morì pure il padre, quindi doppiamente sfigato, e divenne il nuovo Maharaja a soli 8 anni. Ma non governò subito, infatti per la sua giovanissima età venne affiancato da un reggente e per affinare la propria educazione passò per il Mayo College di Ajmer. Quindi se abbiamo detto che qua siamo nel Rajasthan, qua si troverà Ajmer. Poi dal 95 al 98 imparò il funzionamento dell'amministrazione da un maestro, da un precettore potremmo dire, cioè da Thakur Saheb Lal Singh Ji Churu, mentre per l'addestramento militare venne affiancato al 42esimo reggimento di Deoli, che aveva sede, indovinate un po', a Deoli. Pratica lui durante la sua giovinezza, è rimbalzato da Bikaner ad Ajmer e a Deoli. E pensate un po', ha partecipato pure alla rivolta dei boxer in Cina, quindi immaginatevi un indiano che spara un... No dai ragazzi, questo era brutta. Comunque vada, come avete già notato, già in giovane età si trova in posizioni importanti. Questa possiamo anche metterla qua, che ci farà compagnia per tutto il video, sempre se non cade. Perfetto! Comunque vada, nel 1902 venne nominato aiutante di campo del principe del Galles e futuro re Giorgio V e rimase al suo fianco fino al 1910. Questa situazione venne vista come una grossa novità. Infatti era strano che un indiano e quindi un suddito di sua maestà prestasse servizio diretto a un reale britannico. Vi devo per caso citare che l'ultimo indiano che ebbe un ruolo vicino a un re, anzi a un'imperatrice, fu Abdul Karim. Ci comprendiamo? 1, 2, 3, 1, 2, 3? L'abbiamo capito chi è? Lo avete capito veramente?
Devo mettervi una foto qui? A parte ciò, combatté nella prima guerra mondiale nel Buchaner Camels Corps. Infatti fu dislocato sui fronti di Palestina, Egitto e Francia. Diciamo che si è ritrovato più contro gli ottomani. Rappresentò l'India, o il British Raj, alla conferenza imperiale di guerra del 1917, quindi anno di entrata degli Stati Uniti d'America e della rivoluzione russa, alla conferenza di pace del 1919 a Parigi, e fu anche un delegato indiano a una sessione della Lega delle Nazioni del 1904. Insomma, un personaggio più unico che raro per il tempo. Ma torniamo un attimino indietro. Alla fine dell'Ottocento, quando prese le redini dello Stato, riuscì a fronteggiare ottimamente una carestia che falcidiò tutto il Rajasthan, e per non rischiare fece pure costruire un canale, il Ganga Canal, che irrigasse una vastissima area del deserto del Rajasthan. Infatti dovete immaginarvi che nella prefettura del Rajasthan odierno è un deserto, è tutto quanto deserto, anche se ve lo siete accorto nel gioco, è tutto desertico lì. Comunque vada, ebbe questa brillante idea di irrigare quest'area e riuscì a coprire circa 330.000 ettari di terreno. Fece poi costruire una città, Sri Gangaragar, sul confine pakistano odierno. Tra gli anni 10 e gli anni 20 del Novecento si impegnò strenuamente per la modernizzazione del proprio stato principesco, importando ferrovie, elettricità e conoscenze occidentali. Era un luminare, potremmo dire. Un uomo nuovo del Novecento, grazie al cielo non ha conosciuto i decadentisti. Fu visionario anche nella politica, creando la Corte Suprema di Giustizia, indipendente dal proprio giudizio, e introdusse un primitivo welfare destinato per adesso solo ai dipendenti statali, e fu il primo monarca indiano a vietare il matrimonio tra minori con il Sharada Act, sperando di averlo detto giusto, e fece costruire delle scuole e dei college femminili, una gigantesca novità nel mondo indiano del Novecento. Però arriviamo sfortunatamente all'epilogo di questa storia, perché il Maharaja si spense il 2 febbraio del 1943 a Bombay a solamente 62 anni, ma dopo aver regnato per 56 anni. Passò il testimone al figlio Sadul Singh, che regnò come Maharaja fino al 1949, anno in cui il regno venne fuso nello stato del Rajasthan per una cosa chiamata nascita della Repubblica d'India. Ma dopo questo excursus, passiamo subito alle mod. Ganga Singh lo ritroviamo solo in due mod, nella Kaiserreich e nella Kaiser Redux, però con percorsi diversi. Nella Kaiserreich, Ganga Singh lo ritroviamo già nella posizione di governatore del dominio d'India alleato, dove prima entreremo in conflitto con l'Afghanistan per il controllo delle due province di Peshawar e di Quetta, per poi puntare le nostre armi contro la comune di Bharatia e la federazione dei principi di Osman Ali Khan per riunire tutto il subcontinente indiano. Ah sì, mi stavo dimenticando, ci sono anche i territori del Nepal, del Bhutan, del Burma e di Ceylon. Nella Kaiser Redux, invece, Ganga Singh parte come primo ministro del dominio di Delhi, retto ancora dall'imperatore Giorgio V. Dopo la morte del monarca, entrerà in carica la Camera dei Principi, che dovrà scegliere il prossimo governatore, e dovremo prima andare contro l'Afghanistan di nuovo per conquistare stavolta tre province, Dalbandin, Quetta e Peshawar. Dopo la guerra con l'Afghania avremo delle elezioni, però dovete leggerla come il concilio dei principi scegli chi dovrà governare, e avremo tre candidati: Edoardo VIII, successore di Giorgio V, Ganga Singh e Churchill. Non so perché ci sia Churchill. Dopodiché avremo la stessa missione che avevamo nella Kaiserreich, quindi andremo contro Hyderabad, la comune di Bharatia, il Nepal, il Burma, Ceylon, Bhutan e Sikkim. Ah giusto, mi stavo dimenticando di una città, Goa. Direi che per oggi vi ho trattenuti abbastanza, ringrazio ancora lo sponsor, spero che questa nuova tecnica di editing vi sia un attimino piaciuto, e noi ci rivediamo al prossimo episodio.